Chiedo cortesemente in brindisi agli espositori e poi a tutti i visitatori di avere un attimo di attenzione, grazie. Chiedo cortesemente a tutti espositori e visitatori di avere un attimo di attenzione. Chi è seduto di rimanere di venire in piedi, di fermare ogni attività commerciale per cortesia per un minuto. Vi ringrazio. E per dirvi questo, proprio qui in centro, a pochi metri da noi, è accaduto che Manuel, un ragazzo nigeriano di 36 anni, arrivato a fermo 8 mesi fa, insieme alla sua compagna Cignani, sia stato ucciso. La nostra comunità, sempre accogliente e disponibile nei confronti di chi è costretto a fuggire da guerre e persecuzioni, sta vivendo una situazione per certi versi devastante. Ma siamo qui proprio oggi, nel giorno d'inizio di questa 34ª edizione del nostro mercatino, perché di fronte a fatti del genere, ad una violenza inutile e ad una bieca intolleranza, questa città, fermo, non può e non deve rimanere in silenzio. Lo dobbiamo questo a noi stessi, ma lo dobbiamo soprattutto a Cignani, la compagna di Emanuel. Ciao Emanuel, un abbraccio dalla nostra piazza e grazie a tutti voi per questo momento. Grazie.